stavo dicendo che ho visto il miglior Padova di quest'anno, un primo tempo semplicemente perfetto, o quasi. Al di là di quello che è in questo momento la posizione in classifica, tu dici sempre di non guardare, ma però penso che ti faccia piacere. Sei convinto di aver trovato finalmente la quadra, anche considerando che hai parecchie possibilità di ricambio in questo gruppo? Ma guardo più che non tanto alla quadra, ma insomma a preparare le partite e fare in modo stesso che abbiamo una squadra ad Arezzo siamo andati, abbiamo chiamato 7-8 giocatori. Io non so se ho trovato la squadra meno, però posso contare su tanti giocatori bravi, che hanno voglia di mettersi in gioco, di mettersi in discussione. Oggi era una partita così, una partita in cui era tutto da rischiare. Comunque Andrea oggi ti allontanavi e comunque anche aver vinto, come hai detto te, non la guardo. Abbiamo fatto una prestazione importante, eravamo partiti proprio da non rischiare niente, da non subire niente, da essere compatti, di essere proprio molto umili nel gioco, e è venuta fuori una partita tosta. Siamo andati a prendere come le volevamo, con aggressività. Poi chiaro, qualche errore l'abbiamo indotto, più che altro con questa pressione dei centrocampisti sempre avanti. Quindi sono contento e basta. È difficile da dire adesso, abbiamo poco tempo, anche perché è una partita bella da giocare, però sì, abbiamo anche fatto meno di questa gara e andremo e faremo il massimo, però credo che insomma siamo la bassa voce, ma siamo sulla strada buona. Secondo me il Padova oggi ha vinto la partita perché ha dimostrato di avere molta più fame e voglia del Sud Tirol, cioè proprio si vedeva che i giocatori avevano una carica, volevano vincerla questa partita. Quindi come siete riusciti a creare questa fame? Perché non sempre si è vista, invece si vede proprio che il Padova ha fame. Qual è il segreto? Ma per costruire qualcosa ci vuole un po' di tempo, quindi magari ci siamo arrivati gradualmente, ma l'importante è arrivarci, e adesso, dopo esserci arrivati, come hai detto te, speriamo di rimanerci. Quindi al di là di questi discorsi così di aggettivi, credo che sia insomma la crescita, si vede, la vedo anch'io, credo che la vedano anche i ragazzi. Vincere ti aiuta, ti alleni meglio, ti avere entusiasmo in quello che fai, a credere in quello che fai, e poi le partite che sono lì a testimoniare tutto quello che è il lavoro. Credo che ci sia molto semplice il discorso, secondo me. Poi, come hai detto te, dal punto di vista caratteriale siamo una squadra che c'è da un po', e questo è un aspetto per noi importante, perché è un campionato in cui non solo la qualità ci vuole, devi abbinare tanti aspetti. Oggi credo che li abbiamo abbinati. Poi c'è anche un dato, mister, importante che va sottolineato, al di là della punta che è tornata a segnare, poi magari ne parliamo, ma che è difficilissimo fare gol e impensierire la retroguardia. Insomma, è una squadra veramente molto solida dietro, mi pare sia la miglior difesa oggi insieme a qualcun altro, però insomma è qua che poi si costruiscono i campionati importanti, vero? Tu insomma, d'accordo, un po' di esperienza ce l'hai. Sono proprio d'accordo su quello che hai detto, credo che i campionati, tutti gli sport di squadra, partono da una solidità difensiva. Quindi noi qualcosa abbiamo pagato, perché non che non eravamo solidi, ma abbiamo commesso qualche errore che magari lo commetteremo anche in futuro. Però credo che la sostanza di una squadra che subisce poco, rischia poco, con la qualità, con l'idea del gioco, poi alla fine noi riusciamo a trovare il bando. Perché sempre qualche partita siamo sempre andati a rincorrere, magari qualche errore abbiamo commesso, però credo, come hai detto te, l'aspetto di squadra sia, insomma, questo aspetto difensivo, il sacrificio sia fondamentale per qualsiasi sport di squadra. E noi oggi l'abbiamo dimostrato, non solo oggi, anche in altre gare, insomma, di essere una squadra che, diciamo, parliamo sottovoce, che sta subendo poco, e mi auguro che sia così per parecchio tempo. Ecco. Ah, io invece, mister, volevo chiederti proprio
due parole, andando sui singoli, insomma, è inevitabile chiederti qualcosa di Nicastro, perché insomma, dimostra che poi in quella posizione vede bene anche la porta. Ah, Francesco è un giocatore che c'è lo scorso anno, parlato, gli ho chiesto un sacrificio lo scorso anno, giocare in certa posizione, quest'anno gioca un po' più dentro, adesso ha trovato due gol giocando da punta centrale, era entrato con la penultima partita, con Lignago, e ha avuto 3-4 palle importanti giocando un po' più dentro. Adesso, insomma, forse magari di qualche tentativo, pensiamo, e credo che anche lui si trovi meglio un po' più in una situazione più dentro il campo, un po' più vicino, magari più vicino più la punta, o da prima punta, o da seconda punta. No, si è sempre un po' il discorso di organizzazione, di gioco, però al di là di questo, è prima punta, più dentro che largo. È un giocatore, un uomo che si sacrifica, un uomo di battaglia, un uomo che si tira mai indietro, e a volte anche quando non faceva gol credo che era importante anche per quelli. Adesso è premiato perché ha tenuto duro, ha sofferto quando non giocava, e comunque era sempre un leader nello spogliatoio. Adesso è ripagato anche del gol e se li merita tutti, perché è un allenatore ed è un uomo squadra, è giusto che venga premiato da anche questi gol. Permettimi un'ultima considerazione, poi lascio lo spazio agli altri colleghi. Era importante questa partita anche in ottica classifica, tu già dici la classifica non è il momento, poi conta arrivare davanti in fondo, no? Però era da quasi un anno che il Padova non era primo, perché bisogna risalire a inizio novembre dell'anno scorso nel derby vinto al Menti. Insomma, ritrovare comunque il primato è comunque un segnale, cioè, importante. Poi è vero che c'è tutto un cammino ancora da fare davanti, è prematuro qualsiasi discorso, però dai, è comunque un segnale. Io vedo che il segnale più importante è stata la partita. Poi, di conseguenza, i punti ti hanno portato in pari merito con la su Tirola, insomma, con lo scontro diretto saremo avanti. Però lo spunto migliore è la partita che abbiamo giocato. Poi, come hai detto te, ed è così, io la vedo in questa ottica. La classifica è importante, perché è inutile dire che se non avessimo vinto oppure perso, cioè ci girava. Però credo che dobbiamo guardare poco alla vetta, dobbiamo pensare a continuare a macinare più che possiamo. Perché insomma, me l'hai detto te lo scorso anno, poi magari le cose sono andate diversamente, pure essendo in testa. Quindi noi dobbiamo lavorare per arrivare, sì, ma soprattutto per durare nel tempo. E sono tanti aspetti positivi che mi fanno pensare che questo possa accadere. Quindi viviamo un po' la giornata. È anche brutto, ma troppo brutto. Magari un po' semplicistico dirlo adesso, perché hai vinto così, però io credo che questa deve essere la forza. Pensare partita dopo partita, tirare fuori il massimo dai giocatori, dalle situazioni che proviamo, e poi alla fine tireremo i conti. Okay. Senti, per me l'ultima cosa, la stima, come si dice, e l'autostima si acquisisce giocando e vincendo, però io credo che tu, conoscendo il tuo modo di lavorare, lentamente sia progressivamente tu abbia lavorato molto sulla testa dei giocatori, perché oggi si vede un gruppo che può proporre anche alternative di pari livello, se non addirittura superiori a quelli che possono essere i potenziali titolari, anche se tu penso titolari li consideri un po' tutti quanti. È questa la novità grossa del Padova, cioè voglio dire aver lavorato anche sulla testa dei giocatori, soprattutto di quelli che sono arrivati per ultimi. Ma assolutamente, al di là della testa, poi insomma visto arrivare giocatori con qualità diverse che insomma cercavamo, avevamo bisogno. Però credo che hai detto te, insomma, la verità è quella lì. Siamo andati ad Arezzo, abbiamo cambiato 7 giocatori, qualcuno giocava da tanto e abbiamo vinto una partita difficile dopo, perché era comunque una partita difficile e abbiamo fatto dei cambi, come tante altre gare. Pian pianino siamo cresciuti tutti, credo che si sentano importanti. È chiaro che si vorrebbe giocare tutti, con cambi più o meno 15 giocatori, quasi sempre giocano. Il montaggio magari cambia, però
questo è stato un po' fin dall'inizio, credo che i giocatori si sentano partecipi tutti di questo progetto, e questo deve essere, perché insomma sono stati acquistati giocatori che insomma possono dare molto, lo devono dare, si devono sentire sempre in discussione, anche la competitività, la competizione tra di loro credo che sia importante, sempre positiva, e si vede la crescita dei giocatori che giocano, magari anche non con continuità. Questo è bello, mi piace, un gruppo che lavora sì sulla testa, ma anche in tanti aspetti tecnici, che insomma anche sul campo si vedono. Ecco, ma l'ultima cosa per me, poi basta, veramente ho finito. Io vedo molto giocare palla a terra, è quello che volevi tu, predicavi tu, cioè nel senso che si vedono molte triangolazioni, velocità, scambi 1-2, cose che magari all'inizio non erano così semplici, giusto? Ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo ad assemblare un po' tutto, e comunque è fondamentale, sono, al di là delle idee, credo che sia fondamentale i giocatori. Sono i giocatori che hanno caratteristiche per giocare un calcio di gioco, di fraseggio, di passaggio. Forse prima qualcosa ci mancava, quindi con calma si è riusciti a mettere qualche tassello importante, e poi insomma vedremo, mi auguro che sarà così per sempre, magari sarà difficile, ci troveranno delle contromosse, abbiamo trovato delle difficoltà quando le squadre si chiudono, non è sempre, sempre così tutto rose e fiori, però le caratteristiche di qualche giocatore che è arrivato, e pian pianino anche quelli che c'erano, che sono stanno crescendo, credo che sia un bel gruppo, come ho sentito dire anche da Ronaldo, sta nascendo qualcosa di importante, aspettano dare continuità a questo bel risultato come tanti altri che abbiamo fatto, e mi auguro che tanti ne faremo.